Luigi di Sardana insieme all'occhio vigile, il re delle telecamere, il principe dell'immagine, Gaetano De Benedetto. Siamo ottava giornata del girone di ritorno. Sardana tiene gara interessantissima perché i veneti vogliono assolutamente ancora lottare per quella che è giusto, credano poter raggiungere la salvetta, mentre Sardana, reduce da due vittorie consecutive, vuole centrare il terzo colpo dopo Vercelli e Sandrigo e mantenere la settima posizione, peraltro già abbastanza in cassaforte in questo turno perché ha 4 punti di vantaggio su Trissi e Monza, ma vuole rafforzare la sua posizione alla ricerca della conferma playoff. Gara che si preannuncia molto molto interessante perché non c'è nessun motivo di ritenere che il pronostico sia chiuso in questa serata che vede sempre circa 472 spettatori qui all'impianto anziano ma sempre pur valido della città, seconda città della provincia della Spezia. Cari Spezia Sardana che ha referto con il numero 10 Simone Corona, con il numero 5 Mattia Rispogliati, con il numero 7 Danilo Rampuglia Velasquez, con il numero 8 Francisco Ipinazzar, con il numero 9 Matteo Pistelli, con il numero 11 Davide Borsi il capitano, con il numero 46 Andrea Perroni, con il numero 54 Andrea Fantozzi, con il numero 57 Francesco Rossi, con il numero 58 secondo portiere Alessio Bianchi. Questi giocatori a disposizione del mister, il mitico eroico Alessandro Bertolucci. Invece Gaetano Marozzin dalla parte vicentina può contare sul numero 10 Alberto Dalla Vecchia, sul numero 4 Andrea Dalle Carbonare, sul numero 6 Pietro Luotti, sul numero 7 Davide Piroli, numero 11 Giorgio Casarotto, numero 17 Marco Ardì, numero 55 Jesus Solatorres, il numero 28 Davide Pertegato. Dirigono di fronte a spalti gremiti al limite della capienza gli arbitri Giuseppe Bonuccelli di Viareggio e Andrea Davoli di Reggio Emilia, al tavolo Matteo Righetti e Anna Lesnaver per questa che sta per iniziare questa sfida. Sardana sicuramente favorito dal pronostico, ma parliamo soltanto di situazioni sulla carta. Tanto vediamo che l'arbitro Bonuccelli si presenta con gli occhiali, non l'avevamo mai visto. I rossoneri sono riuniti, partita fondamentale, dice Simona Corona, ha ragione. Vedremo cosa accadrà in questi 50 minuti effettivi che stanno per partire. Quintetto del TN che davanti a Dalla Vecchia vede in pista il numero 11 Andrea Dalle Carbonare, poi ci sono il numero 17 Marco Ardit, il numero 55 Jesus Solatorres, il numero 8 Davide Piroli. Sardana che è in pista invece di fronte a Corona con il numero 11 Davide Borsi, il numero 9 Matteo Pistelli, il numero 8 Francisco Ipinazzar, il numero 57 Francesco Rossi. Dunque parte dall'inizio Matteo Pistelli, la carta a sorpresa giocata da Alessandro Bertolucci, ecco che sta per iniziare il match. Tutto regolare, dice Bertuccelli, che dà il fischio d'inizio, subito il tiene a governare questa prima pallina. Sardana velocissimo, subito disposto a protezione della propria area. Quando governano la pallina i gialloblu, in difficoltà da questo pressing rossonero che con Giorgio Casarotto gli viene rubata la pallina. Era stato Matteo Pistelli, poi Borsi, ricominciano i rossoneri, ancora Rossi, poi Borsi e Pinazzar.
va a perderla, ma la recupera il Pinazzar, prova a mettere in mezzo. Pistelli si era, aveva indietreggiato cercando di suggerire il passaggio esterno, nulla da fare, la replica di Piroli per il Tiene, lo scambio Casarotto e poi ancora Piroli, va Piroli che si è liberato molto bene di Ipinazzar, sempre Piroli, fermato Borsi, va via Borsi, velocissimo, c'è la coppa di pattino di Casarotto, l'intervento di Bertuccelli, giocati 1 minuto e 10 secondi, sempre 0-0 il risultato qui a Sarzana, gara appena iniziata. Sulla punizione ci sono Ipinazzar che tocca per Borsi e la rete di Borsi che sblocca Davide Borsi, sblocca il punteggio al 1 e 12 secondi, Davide Borsi sblocca il risultato, immediato vantaggio di Sarzana. E va e comincia in salita per Tiene questo match. Borsi, Sarzana non poteva iniziare meglio. Ipinazzar, Rossi, Pistelli. Buono suggerimento, fa girare molto bene la pallina Sarzana da Borsi a Ipinazzar. Pressing su di lui c'è Marco Ardit. Sarzana che governa la pallina, Tiene che sembra accusare il colpo dello svantaggio immediatamente maturato. Ipinazzar la perde per il buon intervento di Marco Ardit, c'è il fallo stavolta rossonero, un fallo per parte. Piroli gli chiude la strada, Rossi, poi Casarotto e poi ancora Ardit, la perde Rossi. Attenzione a Rossi, molto buona la copertura di Piroli. Sempre Rossi, suggerisce dall'inizio Pistelli, Pinazzar, Borsi. Va Borsi, ancora dietro la porta, scambia Rossi. Su di lui c'è Piroli. Stavolta molto bravo Ardit che rimette Piroli. Sembrava battuto Corona, il rimpallo lo ha favorito impedendo alla sfera di spegnere la sua corsa all'interno della rete. Si rimane 1-0, Ipinazzar, Rossi, ancora Ipinazzar, giocati 3 minuti in questo momento. Sarzana 3 tiene 0, Sarzana 1 tiene 0. Quando attacca Casarotto, pressatissimo da Pistelli. Cambia zona casa, c'è stato il tocco, era stato di Ardit, poi prova Rossi a mettere in mezzo, governa dalla vecchia, poi Ardit, nulla da fare per Tiene dall'altra parte. Rossi alza e tira, grande parata di dalla vecchia e poi dall'altra parte non riesce a segnare Casarotto. Sarzana ancora, Borsi, sempre 1-0 dopo 4 minuti in questo momento di gioco, il gol di Borsi all'1-12. Tocco di Pinazzar su punizione al volo Borsi che poi ora riprova, ma dalla vecchia dice di no, la transizione di Ardit, Piroli. Va Piroli, sembrava cercare Casarotto che è proprio sotto la nostra postazione. Ecco la pallina che arriva a Casarotto. Dalla grandissima distanza Casarotto. Non ce la fa a deviare Jesús Sola Torres. Sarzana che riesce a disimpegnarsi, ma Borsi non aggancia questa pallina in avanti. Ancora tiene. Conclusione di Casarotto, buona la risposta di Corona. Poi recupera ancora la squadra gialloblu, Sola Torres lascia
a Ardit che cerca di velocizzare, anzi a Casarotto, fermato da Rossi. Rossi e Casarotto, alla meglio numero 57 rossonero, ancora Borsi, ancora lo scambio con Rossi, Borsi Rossi, si gira e tira, la parata di Dalla Vecchia, fase di gioco molto veloce, molto spettacolare, tiene che ricomincia Piroli, si chiude molto bene la difesa rossonera, Casarotto ancora dalla grandissima distanza, sfiora il palo, Corona ha lasciato passare Borsi. Ipinazzar, Borsi, su Borsi Ciardito, buono il blocco di Pistelli, ancora Borsi da Rossi, poi prova la conclusione senza trovare lo specchio della porta, lontana dalla Vecchia, poi c'è la transizione di Ardit, Piroli, Piroli trova lo spazio per il tiro ma non trova la porta, copre ancora, tiene in zona d'attacco con Marco Ardit che la perde, Ipinazzar, Borsi, va Ipinazzar alla ricerca del Pertugio, deve tornare indietro Pistelli, molto buono Sardana nella circolazione ma tanto buona la risposta di Tiene, giocati 6 minuti e 9 secondi, Sardana 1, Tiene 0 Borsi, cerca di sfuggire a Piroli, buona guardia del numero 8 sul capitano dei padroni di casa, scarica su Ipinazzar che cerca ancora di mettere in movimento, ce la fa Pistelli, lo scambia ancora con Borsi, Ipinazzar, Pistelli ha accentuato il pressing, tiene con Rossi che mi ha servito sotto misura, Pistelli non è riuscito a bucare ancora una volta Dalla Vecchia, Ardit dalla replica del tiene ma recupera ancora Ipinazzar, sempre velocissima, ha fintato, poi ha cercato, ha fintato il passaggio sulla destra Borsi, poi ha cercato l'incrocio dei pali senza trovarlo Francisco Ipinazzar, Giorgio Casarotto in transizione ancora con Piroli chiamato in causa da Marco Ardit, sempre Casarotto, 5 secondi, Ardit, anzi c'è stato un suono, forse un appoggio sbagliato al tavolo, è il secondo, il terzo, c'è qualcosa che non va con l'impianto elettrico del tavolo. Bonuccelli va a chiedere ai ragazzi cosa state facendo e c'è una spina, una chiave USB che traballa, lo dico perché proprio sotto la mia postazione ho a un metro Bertuccelli e il tavolo sotto di me, forse si riferisce al cronometro perché sta facendo segno. E qua, ora ci dico, mi sembra di apprendere che il cronometro davanti a noi non dovrebbe funzionare al meglio, funziona quello che noi abbiamo sulla nostra testa, sarà un problema verificare il tempo mancante, vediamo come riescono a risolvere questa cosa, se lo inquadri Gaetano il cronometro che è di fronte a noi segna 17.56 da giocare, sta andando quindi lo prendiamo per buono, si è ricominciato sempre 1-0, attacca Piroli, il pareggio di Marco Ardit per Tiene, questa sosta ha fatto bene agli avversari, al 7° minuto e 12 secondi l'1-1 di Marco Ardit, attenzione perché tiene di nuovo avanti, molto bella la reazione dei gialloblu che sono riusciti a impattare, non molto attenta direi la difesa rossonera in questo frangente, ancora tiene Casarotto fermato da Ipinazzar, poi Pistelli, ancora Ipinazzar, Borsi,
Pistelli non aggancia, buona la copertura di Sola Torres. Piroli, molto buona la reazione di Tiene, che adesso deve fronteggiare Sola Torres, si libera benissimo Sola Torres, ma non trova la porta. Azione spettacolare nel numero 55 giallo-blu, tiene pericolosissimo Pistelli. Ipinazzar, Borsi subisce il fallo di Sola Torres, che chiede scusa. Bonuccelli richiama Ipinazzar, anzi era Pistelli, Rossi, Borsi, prova, anzi finta Borsi, poi si incunea, cerca l'assist, lo trova Rossi sotto misura, la transizione, il tentativo di Piroli, nulla da fare, palla troppo alta, dice Bonuccelli, si va all'angolo alto, siamo al ottavo minuto e 47 secondi giocati, Sardana 1 tiene 1, il vantaggio di Borsi all'1-12 per i pareggi di casa, il pareggio di Ardit al 7-12 con la transizione ancora di Borsi. Bello l'assist per Rossi, troppo lunga però la pallina risulta all'ex Forte Marmino. Piroli, Casarotto, fallo su Sola Torres, attenzione Piroli non riesce la battuta di volo, poi Casarotto, Sola Torres, alzi Piroli, Ardit l'autore del gol dell'1-1 subisce fallo, terzo fallo Sardana, due da commessi tiene. Sola Torres scambia con Piroli, ancora Sola Torres, Giorgio Casarotto, Jesus Sola Torres, recupera poi Casarotto, Sola Torres, Corona dice di no, la transizione di Pinazzal, la finta di Borsi, la pallina sulla matta di Matteo Pistelli che deve ricominciare, Borsi, su Borsi c'è Sola Torres, cerca e trova Rossi, deve tornare indietro per la buona difesa degli ospiti, ancora Ipinazzar, viaggia Ipinazzar, tunnel, la perde Piroli, transizione, la va a recuperare Ipinazzar, se la va a passare dietro, confronto tra i due numeri 8 con Piroli, poi lo scambio con Rossi, ancora Ipinazzar, cerca e trova ancora Matteo Pistelli, ma è sempre molto chiusa adeguatamente la difesa di Tiene. Borsi danza sulla pallina, poi lo scambio per velocizzare prima con Pistelli poi con Rossi, e poi eccolo Marco Ardit, l'autore del gol del pareggio, dietro la porta e c'è il time out. E qui c'è qualcosa che non va. Ah, time out perché c'era un'altra, due palline in pista. Il tavolo ha chiamato time out, c'è qualcosa comunque che non va sul piano della gestione del tavolo della giuria. Ecco, time out tiene. Ma no, dopo. Time out dopo, dice Davoli. Lo decido io, dice giustamente Giuseppe Bonuccelli, che è il primo arbitro. Un po' di caos, 14-19 da giocare, 1-1. Piroli, Casarotto, Piroli, Ardit e Casarotto, numero di Casarotto, non trova la porta, si è liberato molto bene Pistelli, occhio ai 5 secondi, Sardana li sta rischiando, Borsini evita, Rossi non riesce a evitare, Piroli deve ricominciare,
Ipinazar, Pistelli, Borsi. Ipinazar, Pistelli, ha provato questa girata di rovescio senza fortuna. Poi Casarotto è stato fermato da Pistelli. Piroli, Piroli e Rossi, Piroli e Rossi, Ardit, Piroli resiste in possesso e poi finalmente c'è il time out annunciato più volte. Ribadiamo il parziale, Sarzana 1, tiene 1, da giocare 13 minuti e 06. Si è ricominciato a giocare sempre sul punteggio di 1-1 e Rossi alza e non segna. È entrato intanto in pista con il numero 4 Andrea Dalle Carbonare, non c'è più Marco Ardit, anzi non c'è più Jesus Sola. Solo Torres, sì, non c'è più cosa, solo Torres. Attenzione a Piroli. 2 su di lui, Piroli mantiene, poi la perde. È entrato Danilo Rampuglia, capocannoniere rossonero, con 28 reti. Attenzione a Rossi. Carica Borsi, ci prova, la palla non arriva a destinazione, tiene in transizione. Ancora vicino al gol, tiene, nulla da fare per saldare dall'altra parte, non c'è soluzione, si gioca senza soluzione di continuità. Sarzana avanti, Rampuglia mette in mezzo per il connazionale Ipinazar, non riesce a trovare la porta, poi Piroli lo va a pressare, Ipinazar resiste, alza ma non trova la volée. 10 minuti e 35 secondi alla conclusione del primo tempo, sempre Sarzana 1 tiene 1. Va Borsi, prova la conclusione, gli è stata toccata da Dalle Carbonare, tiene ancora per cercare a sua volta il vantaggio con Piroli.
Casarotto che in azione di prima di blocco, poi ora si libera, protesta, vuole il fallo di Borci, non gli ha accordato dagli arbitri. La velocità di Danilo Rampuglia che attiene, fu l'autore del risultato del gol decisivo. 1-0 terminò quel match. Attenzione alla transizione di Piroli. Va Piroli, lo scambio, la parata di Corona su Ardit, anzi su Dale Carbonare. Tiene molto bene, 5 secondi, 9 minuti e 35 al termine del primo tempo. Time out Sardana. C'è un blu a Piroli, numero 8, per proteste. Davoli non vuole sentire ragioni. Piroli, vediamo ora Davoli che viene qui sotto al tavolo. Rigore per Sardana. Rigore per Sardana. Sul blu a Piroli che sta ulteriormente protestando con Davoli insieme a Mario Zin. Siamo al 15 e 25, Sardana può andare avanti, Borsi contro Dalla Vecchia, il tiro di Borsi era doppia, super Davide Borsi, 2-1 di Davide Borsi. Sardana torna in vantaggio con la doppietta del suo capitano e quando è stato fischiato il time out ho abbassato lo sguardo dalla pista, non ho notato la ragione, non sono riuscito a capire come mai Piroli fosse stato sanzionato col blu. Comunque la decisione è stata l'assegnazione del rigore in favore di Sardana con Borsi che l'ha trasformata. Adesso vado a vedere se dal tavolo hanno segnalato qualcosa in particolare per quanto riguarda questa azione. No, sulla sui dati della partita non c'è nessuna segnalazione, quindi comunque c'era stata una protesta. Intanto c'è questa palla messa in mezzo da Sperotto, perché è entrato Enrico Sperotto con il numero 7. Casarotto che cade a terra e si becca con Borsi. Entrato anche il numero 6 Pietro Luotti nelle file del Tiene,
che era in campo con Luotti, Sperotto in pista, chiedo scusa, con Luotti, Sperotto, Casarotto e Dalle Carbonare. Ecco proprio Giorgio Casarotto, ha cambiato praticamente tre quinti della formazione Marozzin. Casarotto. Sandale è tornato in vantaggio grazie al suo capitano che ora va a pressare l'avversario, i due numeri 11 a confronto. Tentativo di Luotti, ancora la parata poi di Corona, come ha potuto Pietro Luotti, numero 6, ne ha entrato. Attenzione a Rampuia in mezzo, la perde Casarotto, transizione di Dalle Carbonare, lo scambio con Sperotto, ancora Dalle Carbonare indietro, la finta di Casarotto, Sperotto, Dalle Carbonare, Dalle Carbonare, Rampuia, va l'argentino, 5 secondi, time out ancora, da giocare 6 minuti e 51 secondi, Saldana 2 tiene 1, time out anche per noi. Si ricomincia questo lunghissimo primo tempo. Saldana davanti 2-1, tiene che regge benissimo il colpo. Tanto avete visto il tentativo di Rampuia di mettere da solo davanti al portiere Pinazzar, non è riuscito. Ancora i due argentinos dietro la porta di Dalla Vecchia, all'indietro è entrato Fantomas Fantozzi, dalla grandissima distanza ci ha provato Fantozzi per Borci, anzi Fantozzi è entrato al posto di Pistelli e poi Ipinazzar, fallo in attacco di Borci. Ardit è rientrato, ha sbagliato poi Sperotto, la recupera Ipinazzar, tanto si sono agganciati Fantozzi e Luotti, si continua e si prosegue con Dalle Carbonare in difficoltà su il pressing di Rampuia, la pallina poi finisce in tribuna, nessuno si fa male fortunatamente. Davoli fa ripetere. Borci. Ipinazzar e Borci. Molto buono comunque il pressing di Luotti. Ancora Ipinazzar. Prova. Non si è accorto del passaggio che stava arrivando. Rampuia che adesso governa la pallina, all'indietro su Borci, sulla doppietta rossonera Fantozzi, buono il pressing su di lui di Marco Ardit, la recupera Borci, buono il tocco di Rampuia che rientra in possesso di pallina, lo scambia ancora con Borci, avanza Borci su di lui, ancora Luotti, ci prova e Pinazzar esplode ma
molto larga la pallina dalle carbonare e Pinazzar, va via il giallo-blu, c'è il fallo dell'argentino, 4 minuti e 51 secondi da giocare in questo primo tempo che viene avanti Sardana, tanto ci sono i 5 secondi rilevati da Davoli, lo scambio tra Pinazzar e Fantozzi che ha dato indietro a Borsi, poi Pinazzar, ancora Rampuglia, prova la velocità, Rampuglia! Non ha trovato la porta dalla parte opposta dalle carbonare, non riesce a superare la guardia di Borsi che affida l'impostazione ancora sul settore di destra a Rampuglia, è rientrato Rossi al posto di Pinazzar, avanza ancora Borsi, prova l'azione personale, viene fermato da Piroli che è rientrato, Arditi in contropiede, va Arditi! Si erano liberati i due avversari. Conclusione debole, parata da Corona, poi Rossi, palo di Rossi ancora, Borsi, Sardana vicinissima al terzo gol che però non arriva, tutti in piedi ad applaudire, ma tiene, rimane a meno uno, gara ancora una volta spettacolare quando dalle carbonare viene messa a terra da Fantozzi, ennesimo time out. 3 minuti e 43 da giocare, 6 falli Sardana, 3 tiene, 2 reti Sardana, doppietta di Borsi all'1.12 e al 15.25 su rigore, al 7.12 il pareggio di Ardit. Ha detto si ricomincia per questa parte finale della prima frazione di gioco, ripeto 3 minuti e 43 da giocare. Rampuglia, Borsi, Rossi, su di lui Piroli, ancora Rossi, anzi Sperotto, Borsi, da Rampuglia a Borsi, va a prestare Piroli, poi Rossi, presso di Sperotto, deve tornare indietro, Borsi, Rampuglia, la recupera dalle carbonare, poi Piroli, Piroli e Fantozzi, raddoppio di Borsi, Piroli va a finire che la perde, transizione di Rampuglia, se l'è alzata, palla sopra la traversa, Casarotto, anzi Ardit, Piroli, Sperotto, capitano, ancora dalle carbonare, Sperotto, Sardana con Fantozzi, la finta di Fantozzi, poi si libera di dalle carbonare, ancora Fantozzi, cerca e trova Rossi, poi cade a terra, tutto regolare, la velocità di Rampuglia, ancora nulla di fatto, poi Borsi, sempre Rampuglia, Fantozzi, dalla grandissima distanza non trova la porta, 2 minuti e 17 secondi alla conclusione, quando Sardana cerca insistentemente la terza rete per creare il solco a più due. Marco Ardit sul settore di destra, Rossi mette in mezzo, pallina toccata e sporcata per Rampuglia che non riesce a governarla, Piroli in transizione pressato da Rossi, sempre Piroli, libero Casarotto qui sotto di noi e riceve Casarotto, Rampuglia, la perde Casarotto, l'ha ritoccata ma è stata coperta da Borsi, 1.35 la conclusione del primo tempo, sempre Sardana 2, tiene 1, Borsi Rossi, 32 secondi per giocare e 1 minuto e 26 alla fine del primo tempo, Fantozzi,
si libera benissimo Fantozzi, si gira, non riesce a trovare la porta. Grande giocata di Fantozzi. Borsi, Sardana sempre avanti. Un minuto, ultimo minuto di gioco del primo tempo, la perde Rossi, la transizione di Piroli, due su di lui, prova a liberarsi, gliela tolta Rampuglia, velocissimo Rossi, Rossi, la parata, grandissima parata di Pertegato, perché il portiere è Pertegato. Attenzione a Rampuglia, trattenuto Rampuglia, voleva il rigore. Piroli dall'altra parte, Rossi, 25 secondi Rossi, non riesce ancora Pertegato, cadono in due giocatori di Sardana a 17 secondi e 54 centesimi dal termine del primo tempo. C'è il gol, e infatti mi sembrava che dovesse ancora riprendere il gioco. Davoli dice a Borsi: ma cosa hai fatto, dove sei stato, cosa hai fatto mai? Dunque l'ultima azione del primo tempo, 13 secondi, la governa Rossi, la parata di Pertegato, poi ancora va a cercare con un tuffo Giorgio Cagnotto il fallo Piroli, finisce il primo tempo, Sardana 2, tiene 1 per effetto delle reti all'1.12 di Borsi, il pareggio di Ardì al 7.12, il 2-1 ancora di Borsi su rigore. Ci sentiamo per la ripresa.
Eccoci di nuovo collegati, Alessandro Grasso Peroni al microfono, Gaetano De Benedetto, l'occhio vigile re principi di telecamere, immagini e tutto ciò che fa spettacolo anche a livello di montaggio. Dunque, secondo tempo, Sardana 2 tiene 1, bella partita, molto equilibrata. Per effetto della doppietta di Borsi al primo minuto e 12 secondi e al 15 e 25 su rigore, in mezzo c'è stato il pareggio momentaneo di Ardit. Tiene che di fronte a Pertegato schiera con il numero 17 proprio Ardit. Intanto c'è il tiro di prima sul fallo di Borsi e ci può essere immediato il pareggio. Al 14esimo, anzi chiedo scusa, c'è la possibilità 3-1, ho invertito io. Al 0-14 c'è Ipinazar contro Pertegato per il 3-1. Ipinazar contro Pertegato, Ipinazar contro Pertegato, grande Pertegato. Sardana spreca e però c'è là subito Ipinazar, ha sbagliato il tiro libero, ma subito segna, subito dopo, il 3-1 al 20. Adesso c'è al 26esimo secondo. 3-1 Ipinazar. Sardana 3-1, tiene non bene all'inizio dei due tempi, aveva preso il primo gol dopo 1-12, adesso punizione di prima e subito dopo il gol del 3-1 di Ipinazar. Attenzione a Jesus Sola Torres, non è riuscito ad agevolare l'intervento del compagno, poi Rampuglia si ferma e si rigira, mette in mezzo Rossi e chicco Rossi per il 4-1 dopo 1 minuto e 29 secondi. 4-1 di Rossi, è un'altra partita. Rispetto al primo tempo, Sardana molto più efficace. Rossi ancora. Piroli mette ordine. Sola Torres, poi Luotti. In avanti Sola Torres, la perde Rampuglia. Borsi la alza e la para Pertegato, va via Luotti. Luotti contro Borsi e Ipinazar, gliela toglie il capitano. Va Borsi, mette in mezzo ancora chicco. Sardana in 2 minuti e 28 secondi ha segnato 2 reti. ...5-1 ancora Rossi. Un inizio di ripresa
davvero traumatico per Tiene, che ha subito le reti di Ipinazzaro al 26 secondo, all'1.29 e al 2.28 di Rossi, che ha portato il punteggio sul 5-1 Sarzana. Reprimenda incredibile di mister Gaetano Marozzina Piroli, che sta continuando anche adesso, che è stato sostituito, identificato come responsabile evidentemente del rovescio difensivo del Tiene. Indiavolato mister Gaetano Marozzino, la sua squadra aveva tenuto benissimo il primo tempo, poi ora Rossi va vicino alla tripletta. Adesso è molto difficile per Tiene. Ipinazzar, Borsi, Pistelli, mentre la curva chiede l'ingresso di Mattia Rispogliati, importantissimo elemento dello spogliatoio che non ha ancora avuto troppo spazio questa stagione, ritenendo evidentemente che il punteggio, anche se manca 21 minuti e 30 secondi alla conclusione, possa non essere più messo in discussione. Tanto va Sperotto. Borsi l'ha tolta da Ardit, l'ha scaricato su Ipinazzar, molto bravo per Tegato. Tiene, prova a abbozzare una reazione con Luotti che ha buttato questa pallina in avanti. Rossi, scambio con Pistelli, ancora Rossi. Trova il pertugio Rossi, cade a terra, c'è stato il fallo. Bonuccelli, primo avvertimento, lo accusa di essersi lanciato. Si ricomincia con Giorgio Casarotto, Sperotto, Jesus Solo Torres, Sperotto. Inizio shock della ripresa per Tiene, che ha preso tre reti in 2 minuti e 28 secondi. Più una punizione di prima contro. Attenzione, c'è un altro. Prima avvertimento anche per Jesus Solo Torres da parte dell'arbitro numero 2 Davoli. Tanto ci prova Ardit e Borsi, gliela toglie il capitano.
va Rossi, e chicco, 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 e chicco Rossi al 4:35, segna la sua tripletta. Sei a uno di Rossi. Tripletta di Rossi. 6 a 1, gioca Perotto. Sperotto. Ancora Sperotto. Tiene quasi brutalizzato da questo Sarzana, agevolato sicuramente da un'attenzione di livello inferiore da parte di Gialloblu rispetto al primo tempo. Intanto va Pistelli a rubare la pallina, copre Ardit, la parata di Corona, poi non riesce solo a Torres a concludere. Borsi, va Borsi, para per Tegato, ancora Borsi, si ricomincia con 40 secondi a disposizione per Sardana. Rossi, Borsi, Borsi, provato il tocco, l'MLM di Fino, nulla da fare, Ipinazzar mette in mezzo Borsi, molto bravo Cazzarotto che però non aggancia. Pistelli, Borsi, e cede nella ricerca di spettacolo Sardana. 5 secondi. Ipinazzar, Borsi, Borsi è solo, la parata di Pertegato. Accademia rossonera ora davanti alla porta. Attenzione a Pistelli, prova la conclusione senza trovare la porta. Sperotto, Sola Torres, sei ancora Sperotto. Perde la pallina, non aggancia a Casarotto. Sardana con Ampuglia. Pistelli, Pinazzar, Rampuglia. Ancora Pinazzar, Rampuglia. Mette in mezzo per Tegato senza problemi. Poi Ardit pressato da Pistelli. Corona la mette ancora sulla mazza di Pistelli, poi Sardana la perde, Sola Torres, nulla da fare, sempre tiene. E rientra Fantozzi, attenzione a Rampuglia, non riesce a mettere per Fantozzi. Manca ancora tantissimo, giocati 7 minuti e 31 secondi, 41 secondi. Sardana 6, tiene 1 con l'attacco a Fantozzi, e segna Pistelli, Matteo, la rete Pistelli al 7:50. Sette a 1 di Pistelli. Occhio Fantozzi, prova la conclusione fuori dallo specchio della porta, poi la perde Ipinazzar.
la va a recuperare Pistelli, la data Fantozzi, Rampuglia, bravo Casarotto a rubarla, la rimette in mezzo e Ardit, Ardit accorcia le distanze, si conferma come miglior realizzatore della sua squadra, 7-2, segnato all'ottavo minuto e 37 secondi da Marco Ardit. Abbiamo una tripletta di Rossi, due doppiette di Borsi Ardit, gli acuti di Ipinazzar e di Pistelli per questo parziale di 7-2, vantaggio Sardana 7-2 a 16-23 dalla conclusione. Danilo Rampuglia, Ipinazzar, Fantozzi, cambia con Rampuglia, dai e vai, dietro la porta Fantozzi, la perde. Rampuglia, Fantozzi, non va, Sola Torres, vediamo se tiene alla forza per rimettere in piedi la partita giallo-blu dopo un buonissimo primo tempo, hanno accusato un inizio di ripresa davvero catastrofico, era chiuso 2-1 il primo tempo, hanno incassato 5 reti nell'esiguo spazio di 5 minuti e mezzo, di 7 minuti e mezzo. Rampuglia, va Danilo e lui manca nel tabellino dei marcatori, incredibilmente il miglior marcatore rossonero non è riuscito ancora a segnare, 28 reti per lui in campionato. Fantozzi, prova l'azione personale, ancora Fantozzi, niente da fare, tiene Casarotto, dalle carbonare, poi prova dalla grandissima distanza Piroli, che è rientrato in pista dopo che è stato veramente redarguito in modo severissimo dal suo allenatore Gaetano Marazzin. Pistelli, Fantozzi, Pinazzar, Rampuglia, due su di lui, ci prova in tutti i modi, tiene Fantozzi, Rampuglia, cade a terra, tutto regolare, Casarotto, lascia Piroli, Casarotto, ancora Sola Torres viene fermato, poi commette fallo, fallo numero 7 di Tiene, esattamente quanti ne ha commessi Sardana. Rampuglia, Ipinazzar, Rampuglia, attenzione all'anticipo di Ipinazzar, oh che spettacolo, Rampuglia, va Rampuglia,
Scambia ancora con Matteo Pextelli, Matt Pist, ancora Phantom Rampuglia che cade male di fianco, è caduto male sul fianco sinistro Danilo Rampuglia. Sul punteggio di Sardana 7 tiene 2. Andiamo. Tanto entra in pista numero 10 Alberto Dalla Vecchia, il portiere al posto di Davide Pertegatto nel file di tiene. Rampuglia prova con la sua grande velocità, mette in mezzo per Matt Pist, Pistelli che non riesce a segnare, ancora Pistelli e Fantozzi! Ha esploso senza trovare la porta dall'altra parte, ecco Piroli, grande parata di Corona. Sardana ancora con Fantozzi, guizzante come sempre, sgusciante. Sardana, Minissa, Rampuglia, Ipinazzar. Numeri di Francisco Ipinazzar. 19 secondi in possesso ancora per Sardana che la perde. Piroli finta e poi tira. Stavolta rimpalla su Rampuglia che recupera Sardana in zona difensiva. Abbiamo superato da poco la metà della ripresa. 12-0-1 da giocare. Punteggio di 7-2 Sardana. C'è il primo avvertimento di Davoli anche a Rampuglia. Si ricomincia. Dalle Carbonare, tiene che sta provando a rimettere in sesto la partita, meno 5 per la squadra gialloblu, ma dopo catastrofico inizio di ripresa hanno stretto le fila i giocatori orfani. Attenzione ora Rampuglia, viene allungata la palla da Casarotto, poi Sardana la recupera con Ipinazzar, Fantozzi, fai girare, dice Ipinazzar, Andrea Fantozzi, ancora Ipinazzar, Rampuglia, Ipinazzar, Fantozzi, 20 secondi per questa azione, chiama a palla e riceve Ipinazzar, sempre Ipinazzar, all'indietro, dalla grandissima finta, poi prova, Fantozzi. Palla ha colpito sopra di noi, almeno a 2 metri, anche di più, dal suolo. E continua nella sua richiesta la curva degli incessanti. Vogliono in pista Mattia Rispogliati che si sta riscaldando. Attenzione Ipinazzar, rimpallo su Piroli, colpito alla gamba sinistra, tutto a posto, è rientrato Luotti, poi Piroli va a dare fastidio a Ipinazzar, gliela tocca, ricomincia Pistelli, ancora Rampuglia, Fantozzi. Sardana che in questo secondo tempo sta rinunciando al suo capitano Davide Borsi, autore dei primi 2 reti. Rampuglia mette in mezzo, Pistelli non riesce a deviare, ancora 14 secondi di azione per Sardana.
che attacca ancora con Rampuia, lo scambia con Pistelli, ultimi 4 secondi, Pistelli deve andare alla conclusione, debole, recupero di Rampuia, Rampuia e Fantozzi, grandissima parata dalla vecchia, il recupero ancora di Fantozzi, Rampuia e Fantozzi, 9 minuti e 40 la conclusione, Saldana 7 tiene 2. Saldana sempre in azione d'attacco. Rampuia. Scambia ancora con Fantozzi, si gira, numeri di Fantozzi, poi la conclusione di Rampuia. Nulla di fatto. Tiene, tiene avanti. Piroli, Piroli e Rampuia. Rampuia in pressing, Piroli si era liberato molto bene. Però la palla era stata assegnata a Saldana, la conclusione di Rampuia senza pericolosità, poi Giorgio Casarotto dalla parte opposta la perde. 8 minuti e 40 la conclusione, sempre Saldana più 5, 7 a 2 su Tiene. Pistelli all'indietro, Fantozzi, Pistelli, sempre Pistelli dietro la porta, tocca dietro Fantozzi, Pinazzar, si inserisce Fantozzi dalle retrovie, Andrea Fantozzi, detto Fantomas, ha segnato anche Fantozzi esattamente al 16esimo minuto e 52 secondi, l'8 a 2 di Fantozzi. Saldana che segna 8 reti e Rampuia non ne ha ancora fatta una di gol. E adesso giocare è difficile per Tiere, che comunque generosamente con Casarotto si porta avanti, 7 minuti e 50 alla conclusione, meno 6 per la formazione di Gaetano Marazzini, che ora va a cercare il rigore. Fantozzi, Ipinazzar, non arriva Rampuia, poi numero di Rampuia, la perde Casarotto, molto bene anche Casarotto che esplode, e poi il gol dell'8-3 lo segna Dalle Carbonare, Dalle Carbonare torna meno 5, tiene esattamente al 17esimo minuto e 31 secondi. Dalle Carbonare rende meno pesante il punteggio. Tanto Saldana sul velluto, Piroli, 6 minuti e 55 la conclusione, Saldana 8, tiene 3, va a cercare il rigore, Fantozzi si prende il blu, no, dà rigore Davoli, e Rampuia prova a segnare la sua partita, non ha ancora segnato, al 18 e 10. Rigore di Rampuia contro Dalla Vecchia, si attende il segnale di Davoli e Rampuia, parata di Davoli, sì, parata di Dalla Vecchia, Davoli all'arbitro. Anch'io sono meno attento
in un momento della match che sembra chiuso, chiedo Venia, 6-48 e Rampuia non è riuscito a segnare neanche su rigore per il momento, e comincia a essere arrabbiato Danilo, lo vediamo, cade a terra sul fallo di Luotti, nono fallo di Tiene, 8-3 il punteggio, 6-35 la conclusione. Attacca Rampuia di Pinazzar, è entrato, forse è entrato Rispogliati, sì, è entrato Mattia Rispogliati con il numero 5, acclamato dalla curva degli incessanti per questo finale di gara. A disposizione Bertolucci gli ha regalato gli ultimi 6 minuti e mezzo di gioco. Piroli tanto Tiene non si dà per vinto, giustamente gioca con grande accanimento ogni pallina, Piroli la perde di Pinazzar, prova a farla filtrare, non trova la porta, quella dai Pinazzar Fantozzi, prova la conclusione senza trovare la porta, Piroli, Casarotto la perde, si lancia, va Rispogliati e la parata di Dalla Vecchia, poi la recupera i Pinazzar, finta su Rispogliati, pallina dietro la porta, la recupera Rispogliati, ancora Fantozzi, tocco di pattino, sfuma l'opportunità, adesso l'impegno dei giocatori rossoneri è far segnare Rispogliati, ecco la pallina stavolta, non riesce neanche a recuperare l'impatto giusto, ultimi 5 minuti, Sardana 8, Tiene 3, Rampuia, Rampuia la rimette in mezzo, anche lui si dedica a fare l'uomo assist, Piroli, la parata di Corona. E adesso entra anche Alessio Bianchi, il portiere di riserva sardanese. Contro violento tra Casarotto e Corona, fortunatamente nessuno si fa male. Attenzione ancora Sardana, Rampuia, anzi Pinazzar non riesce a segnare. Decimo fallo. E va Mattia Rispogliati a cercare il gol, siamo al 21-29. Rispogliati ci prova e gol, e gol di Mattia Rispogliati, il giovane
e Mattia Rispogliati, il gol del 9-3, Mattia Rispogliati. Al 21-29 per il 9-3. Sardana che legittima la sua supremazia nel tripudio della folla rossonera in fronte a un avversario che nel primo tempo l'ha impensierito notevolmente, tenendo molto bene la pista. 3 minuti adesso la conclusione. Sardana 9, tiene 3. L'attacca generosamente dalle carbonare, prova a contendere questa pallina a Rossi, commette un'infrazione. 2 minuti e 54. C'è il gol, chi l'ha segnato che non l'ho visto? Il 4 dalle carbonare. Luotti ha accorciato le distanze a 2 minuti e 33 secondi dalla conclusione. 9-4.9-4, manca 1.52. Vediamo cosa ha deciso l'arbitro. Punizione di prima. Affidata a Rossi, anzi siamo al 23-17, la va a tirare Rampuia che vuole entrare nel tabellino. Rampuia contro Dalla Vecchia. Rampuia contro Dalla Vecchia e niente da fare, eh. È proprio una maledizione questo match per Rampuia, non è riuscito a segnare, ancora a disposizione e segna invece Rossi. Chicco non lo sa che quando segna fa godere la città. Al 23-32. Dieci a quattro di Rossi. Ultime battute, 80 secondi alla conclusione adesso. E Rossi ruba la pallina, ma Dalla Vecchia gli dice di no. Ancora Rossi. Sempre Rossi. Ipinazar. Rampuia. Ipinazar. Rampuia. Rossi. 50 secondi. Rossi tanto ricorda la successione delle reti. Vantaggio di Borsi all'1-12. Pareggio di Ardì
7-12, gol di Borsi ancora su rigore al 15-25, 2-1 terminava il primo tempo, 3-1 di Pinazzaro allo 0-26, 4-1, 5-1 e 6-1 di Rossi all'1-29, 2-28 e 4-35, poi Pistelli 7-1 al 7-50, Ardit 7-2 all'8-37, Fantozzi 8-2 al 16-52, Dale Carbonara al 17-31 per l'8-3. Poi Rispogliati 9-3 al 21-29, Luotti 9-4 al 22-37, Rossi poco fa per il 10-4. Mancano 14 secondi, Sardana nel tripudio rosso-nero, attende soltanto la sirena finale. Per questo vittoria Sardana batte e tiene 10-4. Sardana si conferma in corsa per i playoff, pertiene un grandissimo primo tempo, una ripresa, un inizio di ripresa da dimenticare, che ha inficiato notevolmente la prestazione della squadra di Gaetano Marozzini, per cui ribadisco il parziale qui da Sardana, mentre i rossoneri stanno festeggiando, e un applauso va ovviamente ai giocatori del Tiene che hanno comunque giocato una partita onorevolissima. Vi salutiamo qui dalla Piazza Terzi Sardana, Alessandro Grasso Peroni che vi ha raccontato la partita, Gaetano De Benedetto che ve l'ha fatta vedere con le sue immagini. Vi danno appuntamento alle prossime occasioni, buon proseguimento di serata.